Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi affronterò un argomento che era già stato trattato in una live di diverso tempo fa, ma visto che i video di Vanilla da poco sono in onda sul canale 194 del Digitale Terrestre tutti i giorni alle 13 e alle 20, ho pensato di fare il video in una forma che sia adatta sia a una visione più rapida su YouTube sia alla sua pubblicazione in televisione. E quindi eccoci qui a parlare delle quattro mogli di Mao Zedong. Changsha, nella regione dello Yunnan, nella Cina centro-meridionale, è una città sul fiume Xinjiang, il maggiore affluente dello Yangtze, che oggi conta oltre 7 milioni di abitanti. Il suo clima non è soggetto a grandi picchi di caldo e di freddo ed è piuttosto umido, grazie alla relativa vicinanza al mare. A novembre di solito piove per meno di metà dei giorni e la temperatura si mantiene mite fino agli ultimi giorni del mese, mentre le giornate si accorciano rapidamente. Non sappiamo però come fosse la giornata del 14 novembre del 1930, quando la popolazione di Changsha assistette a una esecuzione capitale, come se ne vedevano molte in quel periodo. Questa però era un'esecuzione diversa dalle altre. Un plotone composto da soldati dell'esercito nazionalista, guidato dal generale He Jian, trascinava dal carcere al luogo della fucilazione una giovane donna dalla pelle molto chiara e i lineamenti fini come quelli di una bambola, piccola di statura, che sembrava ancora più piccola perché camminava scalza. Una leggenda locale affermava che il fantasma di chi fosse stato ucciso a piedi nudi non sarebbe più riuscito a ritrovare la strada di casa e a qualcuno doveva essere sembrato un gesto di eroico valore militare infliggere questo singolare incremento di pena a una donna che non aveva mai preso un'arma in mano. La ragazza si chiamava Yang Kaiyui e solo pochi giorni prima aveva compiuto 29 anni. Figlia di un importante studioso, era stata una delle pochissime donne cinesi della sua generazione ad andare all'università. La sua unica colpa consisteva nell'essere la moglie legittima di Mao Zedong, il capo dell'esercito rivoluzionario contro il quale combattevano i nazionalisti. La Cina, più che un paese, andrebbe considerata un continente. È solo di poco più piccola dell'intera Europa, ma ha quasi il doppio degli abitanti. Questi sono suddivisi in tante etnie molto diverse fra loro. La lingua cinese standard, che si studia nelle università occidentali, è una lingua ufficiale adottata solo nel 1932, utilizzata per la redazione dei documenti e per le opere artistiche di rilievo nazionale, ma per gran parte dei cinesi è una seconda lingua, perché gli abitanti delle varie regioni parlano abitualmente le lingue locali, che sono una decina e di solito non sono intelligibili fra di loro. Tra un abitante della Mongolia interna, la regione più a nord, uno del Tibet, la regione più a ovest, e uno del Guangdong, la regione più a sud, esistono tante differenze, quante possono essercene fra un finlandese, un portoghese e un bulgaro. Eppure noi, nella nostra inconsapevolezza, li consideriamo tutti uguali. La Cina ha alle spalle una storia lunghissima e complessa, che non si può certo riassumere in un video come questo. Ai fini del nostro racconto, basta dire che la sua struttura politica di impero, che durava da oltre 2000 anni, fu abbattuta da due sanguinose guerre civili, una durata dal 1927 al 1937 e l'altra dal 45 al 49, intervallate da un'invasione giapponese in cui furono commesse ancora più atrocità che nelle guerre civili. Dal 1 ottobre del 1949 fu proclamata la Repubblica Popolare Cinese, di stampo socialista, guidata da Mao Zedong. Mao è dunque una figura capitale nella storia cinese moderna. Il giudizio su di lui è controverso. Da un lato nessuno può negare che abbia mantenuto il suo paese sotto una spietata dittatura. Da un altro occorre invece riconoscergli di aver imposto e guidato una transizione rapidissima dal Medioevo al XX secolo nel corso di pochi decenni. Un popolo di analfabeti, per lo più tenuti come schiavi, in vasti latifondi, si alfabetizzò rapidamente e, cominciando finalmente a godere di primitivi ma efficaci sistemi sanitari e previdenziali pubblici, vide enormemente migliorare le proprie condizioni di vita. Pochissimi dittatori possono vantarsi di aver ottenuto i risultati di Mao. Il giudizio storico su Mao, però, è pesantemente condizionato da un elemento che segna molto negativamente la sua figura. Nel 1966, non avendo visto realizzati i risultati del suo principale piano di sviluppo economico, il Grande Valzo in Avanti, si mise in testa l'idea paranoica di essere stato sabotato dalle classi dirigenti e dagli intellettuali e lanciò una specie di guerra santa contro di loro, chiamata rivoluzione culturale.
I protagonisti di questa rivoluzione furono i giovani cresciuti nel culto del dittatore. Con la qualifica di guardie rosse, furono lasciati liberi di arrestare, sequestrare, giudicare e condannare chiunque conducesse una vita minimamente più agiata della media. Le famiglie di tutti gli uomini di successo, dai dirigenti a delle imprese fino agli artisti e intellettuali, furono spogliate di tutti gli averi e costrette a lavorare duramente nelle campagne. Molti già malati o anziani ne morirono. Diversi altri si suicidarono. Alla fine della rivoluzione culturale nel 69, il paese era stato decapitato delle sue migliori intelligenze. Tra le famiglie perseguitate durante questo periodo c'è quella di Xiu Shanlong, nato a Shanghai nel 1953, figlio di un imprenditore del settore dei profumi che, con la nazionalizzazione delle fabbriche, aveva continuato a guidare con successo la sua impresa come dirigente. Benché la sua famiglia avesse perso tutto durante la rivoluzione culturale, Xiu sfruttò il suo grande talento per le lingue per laurearsi in letteratura inglese dopo aver studiato a Shanghai e a Pechino. Ottenne poi una borsa di studio per perfezionarsi negli Stati Uniti, dove si recò nel 1988. Nel 1989 viveva e studiava a St. Louis quando scoppiò la protesta degli studenti cinesi, poi repressa dall'intervento militare di Piazza Tiananmen a Pechino. Xiu avviò una piccola attività economica, l'apertura di un chiosco per la vendita di cibo cinese, allo scopo di raccogliere fondi per sostenere i manifestanti. In tale veste fu intervistato da una TV americana. Quando queste immagini giunsero in Cina, Xiu cominciò a ricevere minacce dalla polizia cinese e decise di non tornare più nella madrepatria. Oggi Xiu è uno stimato docente di letteratura a St. Louis, ma è molto più noto in tutto il mondo per una serie di romanzi che hanno venduto milioni di copie e, originariamente scritti in inglese, sono stati tradotti in molte lingue, compreso il cinese, anche se in edizioni molto tagliate. Si tratta di un ciclo di romanzi polizieschi cominciato nel 2000 con la misteriosa morte della compagna Guan, in cui racconta la realtà della Shanghai della sua giovinezza, quella degli anni Ottanta, dopo la scomparsa di Mao. Nel sesto romanzo della serie, La ragazza che danzava per Mao, il protagonista principale dei romanzi, l'ispettore capo Chen Kao, indaga su una oscura vicenda che coinvolge una discendente di un'attrice del passato, Shang Yung-wan, che sarebbe stata un amante di Mao. La figura di Shang è ispirata a una vicenda reale, quella dell'attrice Shang-wan Yun-su, una delle più celebri del cinema cinese tra gli anni 40 e gli anni 60. Shang-wan era molto ammirata da Mao e c'è il forte sospetto che sia stata effettivamente una sua amante. Ciò non le impedì di cadere in disgrazia durante la rivoluzione culturale, quando un gruppo di guardie rosse la sequestrò e la sottopose a un duro pestaggio, nonostante fosse in cura per un tumore al cervello per il quale aveva anche subito un intervento chirurgico. In seguito a questo episodio, Shang-wan si uccise gettandosi da una finestra il 23 novembre del 1968, all'età di 48 anni. Nelle indagini sul caso, Chen si fa assistere da un anziano poliziotto in pensione, conosciuto con il soprannome di Vecchio Cacciatore. In uno dei primi capitoli del libro, Vecchio Cacciatore racconta a Chen la storia allucinante di un insegnante perseguitato fino a essere indotto al suicidio durante la rivoluzione culturale per aver scoperto, durante la redazione di un testo didattico di storia, che Mao, per un certo periodo, era stato bigamo. A questo punto occorre aprire una parentesi sulla complessa e forse contorta vita sentimentale del dittatore cinese. Mao, nato nel 1893, si vide imporre dalla famiglia già nel 1907 un matrimonio combinato con una donna di 4 anni maggiore di lui, Luo Yixiu, ma rifiutò sempre di consumare il matrimonio, benché la ragazza fosse andata a vivere in casa dei suoi genitori. La povera Luo morì poi di malattia a 20 anni nel 1910 e subito dopo Mao andò dalla nativa Shaoshan a Changsha per studiare e prendere un diploma da insegnante. Uno dei suoi professori preferiti era Yang Changji, un intellettuale che Mao seguì anche quando questo si trasferì a Pechino. Yang aveva due figli, di cui la minore Kaiyui si innamorò di Mao, il futuro dittatore alto 180 cm e molto prestante, fu considerato per tutta la vita un uomo pieno di fascino. I due si sposarono nel 1920. Kaiyui, oltre a dargli tre figli, dedicò tutta la sua vita a lui, senza immaginare quanto questa decisione le sarebbe costata cara. Nel 1927 Mao lasciò Kaiyui e i loro tre bambini a Changsha e organizzò una banda di guerriglieri sui monti Jinshan, poco distanti, per combattere contro l'esercito nazionalista. Durante questo periodo conobbe una bellissima 17enne, He Zizhen, che divenne la sua amante.
Dizhen era la sorella di un capobanda molto importante della zona e, quando questo chiese a Mao di sposarla per consolidare la loro alleanza, il futuro dittatore finse di essere celibe e sposò la ragazza durante quella che sembrava a tutti gli effetti una cerimonia regolare. La situazione però lo mise in grande difficoltà. Dovendo tenere nascosta la vera moglie, respinse sempre i messaggi che Kaiyui continuava a fargli arrivare e le vietò di raggiungerlo in montagna. Poi, quando i nazionalisti presero di mira Changshan, pur avendo la possibilità di difendere la città e respingere l'attacco, o in alternativa di far evacuare in tempo la propria famiglia, non fece nessuna delle due cose e si ritirò, lasciando che Changshan fosse occupata dai nazionalisti. Si disinteressò totalmente del destino della sua vera moglie. Non passò molto tempo prima che Kaiyui venisse denunciata ai nuovi padroni da parte di qualcuno deciso a sfruttare la situazione a proprio vantaggio. All'inizio i nazionalisti sembravano avere le peggiori intenzioni. Le chiesero di sottoscrivere un documento in cui disconosceva Mao come marito, dopodiché l'avrebbero lasciata in pace, ma Kaiyui rifiutò. Nemmeno a forza di minacce e successivamente di torture riuscirono a farle cambiare idea. Quella piccola donna sembrava avere una determinazione che le dava la forza di affrontare tutto. Kaiyui ignorava che Mao era bigamo e l'aveva abbandonata al suo destino e, dopo la sua morte, furono scoperte tra le sue carte delle poesie in cui esprimeva lo struggimento di non potergli stare accanto. Nemmeno la prospettiva della condanna a morte riuscì a piegarla. Kaiyui morì a testa alta, fissando fieramente il plotone di esecuzione. Più tardi, nel 1939, Mao si stufò anche di Zizhen, dalla quale aveva avuto una figlia, Li Min, e la spedì con un trasporto coatto a Mosca, dove fu chiusa in un manicomio. La donna, che non sapeva parlare una parola di russo, sarebbe morta molti anni dopo, nel 1984. Nello stesso anno, Mao sposò la sua quarta e ultima moglie, Jian Xing, una giovane attrice dei film pornografici, conosciuta in Occidente come Madame Mao, che gli restò accanto fino alla morte, avvenuta nel 1976, e morì nel 1991 in carcere dopo essere stata arrestata e processata con l'accusa di aver tramato un colpo di Stato insieme ad alcuni collaboratori, la Banda dei Quattro. Anche da questa moglie, Mao ebbe una figlia, Li Na. Le due figlie hanno come primo nome, che nei nomi cinesi vale da cognome, Li e non Mao, perché nate fra il 1936 e il 1940, quando Mao viveva in clandestinità sotto l'identità fittizia di Li Desheng. In realtà sembra che Mao abbia rimpianto molto Kaiyui. Benché prediligesse circondarsi di ragazze giovanissime, rozze e ignoranti, ne ebbe migliaia e i figli illegittimi non sono mai stati censiti, Mao continuò a scrivere per molto tempo delle poesie in memoria di Kaiyui, tra cui una celeberrima intitolata Gli Immortali, risalente al 1957. Non si sa se lo facesse per sfogare il senso di colpa o per qualche altra ragione. Dei tre figli di Kaiyui, il più piccolo, Mao Anlong, morì di malattia a 4 anni, poco dopo l'esecuzione della madre. Gli altri due riuscirono invece a ricongiungersi al padre. Il primogenito, Mao Anning, intraprese la carriera militare, combatté valorosamente nell'esercito sovietico contro i tedeschi e poi fu ucciso a 28 anni durante la guerra tra le due Coree nel 1950. Il secondogenito, Mao Anching, combatté anche lui nell'esercito sovietico contro i tedeschi, poi divenne un importante traduttore dal russo al cinese. Tuttavia, dopo la scomparsa del fratello, manifestò i segni di una schizofrenia che ne limitò molto le attività. Morì nel 2007 a 82 anni. Il suo unico figlio, Mao Xinyu, nato nel 1970, è un generale dell'esercito cinese e uno storico militare.